Presidente Di Rocco, finalmente siamo all'alzata del sipario sui percorsi di Toscana 2013. Cosa mostreremo oggi? Quali saranno le caratteristiche di questi percorsi? Ha detto bene, iniziamo oggi, diciamo che sveliamo ufficialmente i percorsi nella loro soluzione definitiva. Sicuramente sono tutti percorsi belli, anche molto duri, come dicono i tecnici, per quanto riguarda la prestazione atletica di tutti i partecipanti. Sono percorsi straordinari perché coinvolgono tantissima Toscana, 4 forse 5 città fra le più belle, io dico, del mondo, per cui abbiamo legato quello che deve essere una competizione agonistica, una promozione, una valorizzazione del territorio ad ampio raggio, per cui siamo convinti di aver disegnato, peraltro l'aveva fatto Franco Ballerini, percorsi migliori proprio perché consentano agli atleti di cimentarsi al massimo, di far divertire il pubblico, un pubblico straordinario. Abbiamo chiuso il Giro d'Italia da pochi giorni, abbiamo voluto rispettare proprio questa scadenza e approfittare del traino del Giro, del grande rapporto recuperato con il grande pubblico. Sapete, sono apparsi con evidenza i numeri straordinari dell'audience televisivo, ma soprattutto del pubblico presente a tutte le tappe del Giro d'Italia. Li abbiamo contati quasi 12 milioni e questo è propedeutico sicuramente in chiave mondiale 2013. Poi il vincitore del Giro, Vincenzo Nibali, siciliano di nascita e toscano di adozione, fa la differenza. Sono due giorni che si esprime chiaramente, il suo prossimo obiettivo sono i mondiali 2013 in Toscana, li sente, e questo sicuramente spinge di più il comitato organizzatore a fare le cose seriamente e a preparare uno scenario straordinario, perché i corridori poi sono quelli che scrivono la storia ciclistica e credo che siano tutti motivatissimi a farlo in una maniera migliore.